Alla vecchia me direi di avere un po' più di fiducia e di non pensare che le debolezze siano un ostacolo o che dei lati del proprio carattere possano renderci non adatti ad un determinato percorso, perché non ci sono persone non portate a fare qualcosa, ma si può sempre imparare. Sono Claudia, sono un'illustratrice e una cantante. Sono una persona molto precisa nelle cose che faccio, cerco di curare tutto. A tal punto che se c'è una cosa fuori posto, che poi è normale perché la perfezione non esiste, metto in discussione tutto il lavoro, quindi sono un po' un'eterna insoddisfatta. Ma durante gli anni del liceo ho sofferto di ansia, attacchi di panico, quindi ho perso fiducia in me stessa e ho mollato tutta la parte creativa e mi vergognavo proprio di questo lato di me, avevo paura di apparire come troppo eccentrica, un po' frivola o esibizionista. In tutti quegli anni mi chiedevo cosa non andasse nella mia testa e perché non riuscissi a godere le cose positive che avevo. E mi nascondevo sempre, cercavo di non affrontare il discorso con gli altri per paura di risultare troppo debole o strana. Dopo alcuni anni, appunto, ho intrapreso un percorso terapeutico che mi ha aiutato molto, è durato un bel po' di tempo perché comunque bisogna essere pronti anche emotivamente e grazie a quello ho ritrovato l'esigenza di sfogare le mie emozioni, i miei sentimenti nell'arte, nella musica, e questo poi mi ha aiutato a risolvere i miei problemi del tutto. Ho scoperto le miniature casualmente qualche anno fa su internet. E mi aveva colpito molto la ricchezza di dettagli che c'erano in un disegno così piccolo, e quindi per me era una sfida cercare di rendere gli stessi particolari in un formato così limitato. I soggetti che realizzo sono principalmente legati all'astronomia e alla cultura pop. Cerco sempre di scegliere soggetti con i quali sento un legame o che mi rimandano a un ricordo del passato, quindi film visti o band che ascoltavo. E in generale per me è importante esprimere il carattere di quel soggetto, quindi se deve far paura deve spaventare, se deve far tenerezza invece deve far sentire quello. Il mio primo singolo è uscito recentemente in queste settimane, si chiama One. Quindi diciamo che il disegno mi ha aiutato perché mi ha dato un po' l'input per poi mostrare anche questa grandissima passione che ho. E sono partita da YouTube perché era più facile, ho iniziato a fare delle cover e poi pian piano ho cercato di mettere sempre più me stessa nella canzone che facevo, quindi magari ricreando la base o realizzando delle strofe mie, fino ad arrivare a scrivere dei pezzi da sola.